Cominciamo l'edizione di oggi con le notizie da Noventa di Piave. Si è tenuto giovedì 20 marzo un importante convegno che aveva per tema il potere dei genitori come leva di democrazia. Si è parlato di regole e di rispetto, dell'importanza del rispetto delle stesse. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Rita Borga. La parola regole abitualmente non fa un buon effetto né sugli adulti né tantomeno nei giovani. Di solito si pensa subito a ciò che ci obbliga a fare o non fare qualcosa, ma difficilmente si arriva a vedere nelle regole un'opportunità. Della relazione tra regole e persone e di come questa relazione influisca sulla vita pratica di ciascuno di noi, se ne è parlato al Teatro San Mauro di Noventa di Piave, nell'incontro Il potere dei genitori come leva di democrazia, organizzato dall'amministrazione comunale e dall'Istituto Comprensivo di Noventa di Piave, in collaborazione con l'associazione Sulle Regole. È una bella iniziativa che è partita tra l'altro dai giovani, nel senso che la scuola si è fatta promotrice con quell'iniziativa credo del 2011, dove hanno vinto un concorso nazionale proprio sulla Costituzione, una legge che vorrei, e da lì è partito quel percorso che porta alla serata odierna e che ha trovato la combinazione tra l'Istituto Comprensivo, il Comitato dei Genitori e l'Osservatorio sulle politiche giovanili volute dall'amministrazione comunale, e abbiamo messo insieme proprio, come dire, questa esigenza di discutere e approfondire il tema con i genitori, con gli adulti, che ovviamente hanno il compito di educare e quindi di formare i propri figli sulla questione delle regole. Regole generali, regole a livello di cittadinanza, regole nella relazione tra adulti e ragazzi sia in ambito familiare che scolastico. Obiettivo dell'incontro, modificare il rapporto negativo che tutti noi abbiamo con questo mondo. Obiettivo su cui da tempo sta lavorando l'Associazione sulle Regole, associazione nata dall'incontro con l'ex magistrato Gherardo Colombo. Il mondo scolastico è davvero un mondo in miniatura, una classe non è altro che una piccola città, un piccolo stato, un piccolo mondo. E soprattutto è un piccolo mondo vissuto ed abitato da ragazzi giovani che molto spesso conservano più di noi uno spirito forte, appassionato ed entusiasta ed incline al cambiamento. Solidarietà, dignità, libertà, impegno sono alcune delle parole chiave utilizzate durante l'incontro. Parole che arrivano direttamente da quella che è la nostra prima regola, la Costituzione, madre e matrice di legalità e democrazia. I nostri obiettivi sono stati degli obiettivi condivisi da tutti appunto gli istituti che hanno a che fare con i minori, e sono obiettivi che cerchiamo di mantenere vivi in maniera di poter coordinare, realizzare e sviluppare un intervento che possa essere positivo e rivolto, e anche di attenzione rivolto ai ragazzi. Queste regole, tanti ragazzi fanno fatica ancora a rispettare le regole, ecco perché noi puntiamo molto su questo, questa attività di rispetto delle regole, renderli partecipi alla vita cittadina, infatti anche attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi, e loro sperimentano una vera e propria attività di cittadinanza attiva. Certamente non tutti, come dicevo prima, riescono a rispettarle, e da quest'anno la dirigente scolastica ha chiesto ai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi di far parte di coloro che nel Consiglio d'Istituto stileranno il regolamento legato proprio alle regole. Più che un semplice incontro, quello di Noventa, una vera e propria riflessione sulle regole, proprio perché è ritenuta indispensabile per il funzionamento della giustizia e per garantire a tutti libertà e uguaglianza.